non ho bisogno di altre motivazioni, nel senso che so quanto è importante, è inutile che tutte le volte io ribadisco lo stesso concetto. È determinante per il Bologna, centrale la salvezza, è determinante sicuramente per la mia carriera e per la scelta che ho fatto di venire qua. Quindi non ho bisogno di motivazione di trovare un mio collega piuttosto nell'altro, di sapere che magari mi trovo qui perché un mio collega ha rifiutato. Per i giocatori credo e mi auguro che possa esserlo. Il nostro centrocampo sarà un centrocampo dinamico, sarà un centrocampo che mi auguro aggressivo, sarà un centrocampo che mi auguro che riesca a essere continuo in entrambe le fasi di gioco. Spesse volte, e secondo me non si sbaglia, si dice che si vincono o si perdono le partite in quella zona del campo lì, e domani dovremmo essere molto, molto bravi a lavorare nella zona centrale del campo. È il giocatore specifico del ruolo, perché chiaramente mancando Mudingai e Perez, Green è il giocatore specifico. Tider, io in quel ruolo lì, con noi non ha mai lavorato, nel senso che è sempre stato impiegato nel ruolo di interno di centrocampo, che però può avere le caratteristiche per interpretare anche quel ruolo lì, è vero, e quindi adesso deciderò poi chi schierare in campo. Vedo che ci sono troppe, però gioca uno, gioca l'altro. Noi giocheremo in 11 domenica. Domani gioca il Bologna, una partita importante, una partita dove il Bologna vuole dimostrare e vuole assolutamente provare a riprendere il cammino interrotto malamente con la sconfitta di domenica. Quindi giocheremo in 11 e vogliamo essere una squadra aggressiva, vogliamo essere una squadra dinamica, vogliamo essere una squadra che prova a fare di tutto, portare a casa un risultato importante, positivo, perché il momento è un momento, penso, importante per la nostra stagione. Per quanto mi riguarda non è assolutamente pesante, nel senso che se riterrò che acqua fresca ci dia più profondità, ci dia più possibilità di segnare, ci dia più situazioni positive di quelle che ci può offrire Marco, Di Vaio partirà in panchina. Non sarà una scelta esclusivamente sul peso specifico del giocatore, sarà una scelta, ripeto, io penso che tutti gli allenatori, e io ragiono così, hanno la priorità di schierare in campo la formazione che ritengono la migliore. E quindi se riterrò che Di Vaio mi dà più garanzie di acqua fresca, ho grandissima stima, grandissima fiducia di entrambi i giocatori, ma se scegliamo di giocare con la punta centrale è chiaro che uno dei due deve partire in panchina. E quindi deciderò chi fa partire in panchina e chi fa partire titolare. E abbiamo Jimenez, abbiamo Ramirez, abbiamo Diamanti, abbiamo tanti giocatori offensivi che magari domani non giocheranno, però saranno pronti a entrare dalla panchina per cercare di aiutare la squadra. In questo momento, ripeto, non è e non deve essere un problema giocare con uno, giocare con due, giocare con tre giocatori offensivi. In questo momento è la squadra che deve dare delle risposte, è la squadra che deve ritrovare o trovare nel modo più assoluto quella continuità di prestazioni e risultati che purtroppo le ultime due sconfitte ci hanno impedito di percorrere questa strada, e noi vogliamo tornare a fare risultato.